E allora scritto massima potenza! Grande mossa ragazzi, vediamo. Ma di tutto poco niente, mamma mia! Gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati oggi su Dragon Ball Xenoverse. Vedete, sono vicino a Trunks, quindi andiamo subito a vedere quale missione ci farà fare oggi. Ok ragazzi, eccoci qui. Allora, dobbiamo proseguire la missione dell'altra volta, dove avevo battuto Vegeta e trasformato in scimmione. Orgoglio del principe, battaglia al limite. Condizione vittoria, sconfiggi Vegeta. Condizione sconfitta, che per tutti i punti saluto ovviamente. Ragazzi, Vegeta è stanco. Stanno tuffando, c'è uff. Ragazzi, siamo due contro di lui. Siamo subito attaccati di Vegeta. Mamma mia ragazzi, Vegeta subito cattivo, cazzuto. Sono qua, colpiamolo. Ecco qua, 1, 2 e 3. Quindi ragazzi, Vegeta non si scompone. Colpi dati, ancora 8 colpi. Guarda proprio che mi dà una mano. E allora subito bella mossa ragazzi, l'ho colpito. Voleva farci anche lui la mega mossa, ma non ha capito con cazzo fare questo Vegeta. Ci sarà il principe dei 6 anni, ma io sono il re. Per quanto ragazzi, questo dice che non sarà così semplice. Dopo aver sconfitto Vegeta ci sarà sicuramente qualche altra cosa da fare. E allora subito massima potenza! Grande mossa ragazzi, vediamo. Ma di tolgo poco niente, mamma mia! C'è la sta molto attenzione a Vegeta ragazzi, è veramente forte, sono molto bastardo. E allora colpiamolo così. Mi fai paura Vegeta, ma è grande colpi! Poi ha scaricato un'onda energetica addosso, attenzione qua ancora! E vediamo se riesco a sconfiggere questo, non ancora, c'ha pochissimo vita. E qua continui. Sconfitto Vegeta ragazzi. Superata. Non è stato facile. Vediamo il grado B. Qui dato una capsula. E Vegeta ora dovrebbe fuggire via. You're not getting away! Non riuscire a scappare, qui posso in te, sei molto molto distante. Ecco, infatti, ci siamo messi noi davanti. Why are you stopping me? Krillin, it's okay. What? Next time, I'll beat him on my own. Da solo. Thank you. Grazie. Trunks, ce l'abbiamo fatta, la pergamena della Trinità è stata corretta. Quindi ragazzi, abbiamo completato l'episodio di Vegeta. Still, why did something like this even happen? It should be impossible. You can't. It seems. Chi? Che è? Ragazzi, non capisco cosa sia sta storia. Ragazzi, due chimi della fusione. Hello there. This is the master of the time nest. She's the supreme Kai of time and a very important person. She manages the flow of time throughout the entire universe, keeping a close eye on history and protecting it. What the? What are you doing? Really? Just what the heck do you think you're doing? What is your deal today? Are you using my head as a purchase? Shut up! I don't care if you're mad, I demand an apology! You're heavier than you look, you know! Wait a minute! As I said, she's a very important person. Just trust me. Oh, jeez. Oh, accidenti, ragazzi, fortissimo questa scena. Supreme Kai of Time? Oh, sorry. Anyhow, you must be the warrior Shinran summoned. I'm the supreme. You know, she may not seem like it, but she's in quite a high position in the universe. By the way, that bird you saw just now? That's my best friend, Toki Toki.
Best friend that steps on you, baby. This is good. You guys seem quite talented. In other words, thank you very much. Sadly, until we find the cause, what in the world is happening? Seems there are two time travelers with strange energy, and they're I don't know what they're up to, but I'll tell you what. I have a bad time traveling duo. Who could that be? Let's start by finding them. Let's do. Era 762. Tutti ragazzi qui a terra, anche Gohan. Come sempre. Oh, ragazzi, siamo arrivati al momento della squadra. Eccoli qua, ragazzi. Ah, Vegeta ha appena sconfitto il loro capo. Genius, si è impossessato del corpo. Bel problema, direi. E Goku è da solo, ragazzi. Andiamo. Yes! Ragazzi, Goku in grande difficoltà, guardate. Scambio, vedete? E ora scambio il posto. Ecco qua, ragazzi, Ginyu è diventato gol. Ragazzi, Vegeta è ridotto male già. Mamma mia, ragazzi, mi sta prendendo Vegeta. No, ragazzi. Ragazzi, in questa maniera Vegeta morirebbe. What? Father? Il padre di Trunks. Father is Ginyu. No. I mean, Ginyu è papà. Ginyu is father? Sorry. Scusami, io devo occuparmi di mio padre. I need you to deal with my father. Che tipi strambi? Squadra Ginyu, condizioni di vittoria, riduci la salute di Ginyu a un certo valore oppure sconfiggi Recom. Condizioni sconfitte, che vabbè, prendiamo tutti i punti salute. Ok, ragazzi, andiamo subito a vedere come va questa sfida. Ah, che potenza! I can feel the power. Ragazzi, succede qualcosa di strano. What? E non terminiamo noi. Ragazzi, eccoci qua contro Ginyu. Dobbiamo fare molta attenzione, ragazzi, perché Ginyu è fortissimo. Guardate, ho già preso Vegeta. Attenzione qua, e allora subito noi. Andiamo all'attacco. Grande mossa subito. E scappiamo via, ragazzi, perché... No, ancora. Ancora noi su Ginyu, ragazzi. Devo aiutare Vegeta a tutti i costi. Ecco, sta colpendo Vegeta. Via, ragazzi, subito. Really, ragazzi, mi ha colpito, mi ha già devastato. Che bastardo. Prenditi qua, prenditi questa. E attacchi ancora questa. E allora subito qua, grande mossa in giro, ragazzi. Mi ho colpito in pieno, 19 colpi. Via, ragazzi, mi scappo qua. Sta diventando pericolosa la situazione. Allora subito qua, colpito ancora, non gli do tregua, non gli diamo tregua, ragazzi, non gli dobbiamo dare tregua. E allora qua ancora, Vegeta, ragazzi, mi ha colpito, non gli devo dare tregua. Oh, ragazzi, qua sono in difficoltà, ho già molta poca energia. Guardate come mi segue il tutto bastardo, non mi vuole morire, allora becco di questa. Ragazzi, qua è successo qualcosa, vediamo. Rilascia la tua aurea, forse ci aiutano loro. Ecco Recom, ragazzi. Vediamo un po' che attaccare. Aiutiamo loro a sconfiggere le combe. Vediamo, attenzione, ragazzi, c'è poca energia. Quindi non posso spawnarmi più di tanto. E allora ancora, sulle combe. 1, 2 e 3. E allora subito sulle combe ancora. Ragazzi, devo provare immediatamente l'attacco. È molto difficile come missione, ragazzi. Resta qui perché
ho poca energia, quindi non posso troppo espormi. Attenzione qua ancora. Attenzione qua. Ce la potrei fare, ragazzi. Ha pochissima energia, vediamo. No, no, ancora. Non è morta quella, ragazzi. Tutto passato. No, 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 no. Vaffanculo. Zappa, oh, ragazzi. Concludi. Abbiamo concluso. Difficilissima questa sfida. Molto, molto difficile. Grado S, ragazzi. Grado S. Allora, ragazzi, con questo concludo l'episodio. Nel prossimo episodio continuiamo la sfida contro la squadra Genius. Se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, ovviamente sostenetemi lasciando un like, commentate se avete qualcosa da dire, condividete il video se avete fatto iscrivetevi al canale, suggerite ai vostri amici, come sempre sotto, ragazzi, qui trovate tutti i miei contatti, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Telegram, quindi ragazzi, mi raccomando, passate sotto dai miei social per iscrivervi. Qui da Dungeon 83 è tutto, ci vediamo col prossimo video di Dragon Ball Xenoverse. Ciao, gamers!